Hello everybody, my name is Boris, I come from Italy and I am a Eurovision fan. In this video I will show you my reaction to the first semifinal. I would have loved to make a review or a comment, but I physically did not have the time to make it with my job, my thesis, and I mean this week is unbelievably stressful for me. So I hope I'll be able to make a video about both the semifinal before the grand final, or at least I will try. Anyway, enjoy the view and let me know down in the comments your opinions about this semifinal. This reaction won't contain the results, you will find them here, and here we'll find the playlist with all my videos about Eurovision, so playlist, topless, reactions, comments, polo controversy and stuff like that. One last thing, in the reaction I am not alone and the other guy doesn't speak English, so the reaction is going to be in Italian with the subtitles, so remember to activate them. Enjoy the view. Okay, we're watching the semifinal at the beginning with Netta's story. It's amazing. Non li sopporto. Tata per Cipro. Tata outfit but hair. Non mi ha molto convinto. Cristo santo, non li sopporto più quando parlano. Ma lei è una cosa importante. Abbiamo cominciato e quindi. No, voglio provare a vedere come va lo stream. Secondo. Non li sopporto proprio. No, si vede troppo male in streaming. Il Memo Pellegrino. Esatto, si sono incontrati alla scuola di musica, quindi comunque questi ragazzi ci sanno fare. Dattalo Heaven, il Montenegro! A me piace la sua voce. Ah, è comunque meglio rispetto alle selezioni nazionali quando c'erano dietro il pentagramma. La canzone non mi piace, però non è male. Oh. Oh, ma che teneri. Prego, vi prego, tacete! La Finlandia, la cartolina della Finlandia, Darud! Oddio, ma da me meglio il silenzio che loro che parlano. Ah, c'ha un buco nella qua, quindi lei. Ah, ok, capito, carina. Preferivo il cubo, però è carina anche così. Bravo Sebastian! Una versione bellissima di Vero! Vero! Che c'è? Mi sei qua? Oh, vuoi salire? Oh, plus! No, non dovevi andare lì! No, l'outfit mi piace, è molto tradizionale. E poi loro sono brave, mi piacciono molto. Certo, lo schermo dietro che inquadra solo le teste sembra quando, sai, in Crash Bandicoot ti dicevano le missioni e compariva solo la testa. Ma se non lo fanno con soldi, mi offendo. Non piacciono? No? No. Bella, mi piace. Si baciano. Quella mano. Si vogliono chiudere baciandosi. Ecco, eccoli. No. Ah, ok. Bella però, mi piace. Carino.
anche perché è fuffa. Ma che la canzone? La canzone non mi piace, infatti. No, nel senso, non è figaccione pazzesco, però è carino. Poi a 30 anni sembra che ce n'ha molti meno. Carino come stage. Cioè, molto fatto di editing comunque. Cioè il batterista che si sta scatenando come se fosse, non lo so, Van Halen. Non male, non male, lo staging non è stato male, cioè continua a non piacermi tanto la canzone di per sé, però lo staging non è stato male. No, a me sta canzone l'ho sempre apprezzata. A me questa piace, nonostante non sia proprio il mio genere, a me piace. Quello sarà il suo vero padre? Sì, si somigliano un po'. Bello, mi piace lo staging anche. Sì. C'ha fame. Alla pubblicità, sta tua. Alla pubblicità mangi. Non hai capito la bionda? Lo scorso novembre erano sì. I presentatori del Eurovision Song Contest 2018. Che bella la sua canzone, Like It. Like It, certo. È un po' debole. Lo è, ma... Però nel senso, ce la sta mettendo tutta. Cioè ci sta provando. E questo comunque lo apprezzo, però... Perché quegli stivali? Perché questa... Come posso dire? Adultizzazione. È piccolina. Nelle sezioni nazionali era più semplice, andava bene. Lo staging non è male di per sé. Cioè se lei avesse 25-30 anni lo potrei quasi apprezzare. Però non riesco a non pensare al fatto che ne ha 16. Allora, Serbia. A me questa qui non fa impazzire la canzone. Però ho visto le prove e lo staging è buono. Lo staging è molto buono. Tipo a me questa canzone non piace. Però lo staging è bello, ho visto, è fatto bene, hanno giocato bene con le luci. Vedi, hanno bello anche il pavimento. Sì. Sì, qui hanno giocato proprio bene. Mi chiedo se dal palco vedi lo stesso. Però guarda, è figo. Sì, questa ce la fa, dai. Dice? Sì, brava anche lei. Continua a non piacermi la canzone, però l'esibizione è fatta proprio bene. Stonato di brutto. Ma è qui in diretta, no? Cioè, lui sta cambiando in questo momento, no? Non lo so, secondo me no. Secondo me è registrato. Sarà emozionato comunque, perché si vede che è nervoso. La canzone è bella. È un po' il contrario della Serbia. Cioè, qui la canzone è bella, ma lo staging... Con la Serbia è il contrario. Questa mi piace, questa secondo me ce la deve fare. Avevo già visto The Rehearsal che era bella. Che era bello lo staging. Bello. Bravo. L'outfit non mi piace. No. Belli anche i vocalist. Che bella voce poi. La voce a questo punto mi ricorda troppo Adam Gontier, uno dei miei cantanti preferiti. Zero. Dai. Wow. Bello! Fighissimo! Bellissimo! Figata immane! Però è bello da casa, là non penso che renda così tanto.
E va bene, siamo a casa, cazzi loro. Già hanno la fortuna di star lì davanti. No, ma è troppo figa questa cosa. Adoro. Mamma mia. No, vabbè. No, vabbè. No. No, vabbè, la terra che si allontana è stato... No, vabbè, non ho parole. No, vabbè, non ho parole. Ma non ci posso credere, cioè è stata una roba pazzesca. Cioè gli effetti visivi erano allucinanti. Poi quando la terra si è allontanata, no, bellissimo, ma proprio bellissimo. Regina della serata. Oh, i miei preferiti adesso. Ci piacciono moltissimo. Gli Hattari. Esatto, Hattari Munchina. Cioè, Ed Sheeran, convinta. Questa non ha capito un cazzo di quello che dice la canzone, ma va bene. Dai, io già li amo. Bellissima, bellissima. No, fantastici, sono stupendi. Ah. Ok, qui... ha stonato. Clemens, che ti è successo? No, vabbè, io li amo troppo. Io li amo troppo. Questo l'avevo sentito nelle prove. E stonava alla grande. Adesso spero che magari fosse, insomma, la qualità video in realtà. Ah, è stato male, quindi forse per questo faceva schifo. Forse era alzata di un tono, perché il primo ritornello non era così alto. Sembrava quasi fuori luogo. Non guardavo così bell'occhio. No, vabbè, la mia classificazione. Non lo so, io l'ho trovato abbastanza stonato, sinceramente. Da dove è uscita la chitarra? Dov'era? Scusate, no. No, l'hanno inquadrato, cioè era inquadrato a figura intera diverse volte, gliel'hanno lanciata. Oh, Portogallo, questa è un'altra che mi interessa vedere. Ho visto che non ha più la freccia tipo sulle dita. Dai, dai, non mi deludere che lui l'ho messo alto. L'outfit non so quanto mi piace. Bello. Il ballo è troppo azzeccato, il ballo. Minchia, io avrei perso un manca lì. Ah, pure lui non se la cava male. Wow. Questa parte rendeva meglio quando aveva il coso. Bello, bravo. Mi è piaciuta. Bella, bravo. I migliori tre sono Islanda, Australia e lui, secondo me. Poi ci piazzo la Slovenia. Sì, esatto, certo. Sì, poi ci piace la Slovenia, la Georgia mi è piaciuta, la Polonia mi è piaciuta, l'Ungheria mi è piaciuta. Non so gli ultimi tre, però questi sono stati bravi. Lei è troppo Giusy Ferreri, tu sei Giusy. Però, bella anche questa. Ecco, probabilmente la Serbia è questa. Mm-hmm. Primo posto, forse Cipro. No, bella anche questa. Non mi è piaciuta. A me la canzone non fa impazzire, però sì, dai, lo staging è buono. Non male. Si chiama Zeynanana, è turco, rappresenta San Marino, quindi questo ci ricorda quello che mi ha spiegato prima, che si può anche non appartenere al paese che si rappresenta sul palco dell'Eurovision. Non conta più niente, non c'è più l'appartenenza al proprio paese.
perché questa tizia non sta zitta? Ogni volta che ha aperto bocca ha detto una stronzata. Dai, dammi il trash. Io credo sempre in San Marino. Io voglio il trash. Quei pantaloncini sono molto trash, infatti. Guarda che rumori che si sente, perché quello... No, è lei, è lei. Non se lo caga mai quel gioco. Cioè, non se lo caga mai quel gioco. Adesso ha deciso che deve rompere le palle. Io chiedo perdono a San Marino. Perché è una canzone che più aspettavo, tra l'altro. Ora sono due. Cioè. Ci si sono messi entrambi. Io chiedo scusa a San Marino. Volevamo sentirli bene. I presentatori italiani sono irritanti e fastidiosi e fanno cagare. Federico Russo è ancora salvabile. Lei, tirategli una padellata in testa e fate la zitta, non so. No, vabbè, adoro questa cosa. Oh, a carino. Bello. Molto bello. Però speravo che facessero vedere, cioè, l'esibizione intera, cioè questo piccolo, non lo so, speravo di vedere di più. Sembra figa questa. Quindi non è in diretta. Cioè, vedi, lui l'ha già fatto. Bella, quella scelta della ballerina, le parole dietro, molto... A me lui ricorda troppo tutto corto, quindi... fisicamente. Poi questa canzone, cioè, è bella, ma non mi prende. Non mi ci riesco a connettere questa canzone. And so guys, this was our reaction to the first semifinal of this Eurovision 2019. I hope you liked it, I hope you enjoyed this video. Thank you for having been here with me till now. Let me know down in the comments your opinion and let's talk about it together. So, and see you to the next video. Ciao!